tutti, grazie di essere qua presenti, numerosi, lunedì mattina, quindi è sempre un'incognita. Intanto mi presento, mi chiamo Daniele Salvaggio, sono fondatore di una società di consulenza in comunicazione istituzionale. Oggi sono qua in veste di moderatore a questo incontro. Mi piacerebbe definirlo un po' una riunione tra persone che vogliono bene e che si adoperano per uno sviluppo sostenibile di questo territorio. E non a caso siamo in un luogo molto evocativo, il comune di Strambinello, a pochi passi abbiamo un esempio importante e significativo di snodo e di collegamento tra il canadese occidentale e il resto del territorio. Uno snodo che ha visto negli anni veramente un transito importante di persone, ma anche e soprattutto di beni, perché non possiamo dimenticare che il canadese occidentale è ovviamente contraddistinto da un'industria che rappresenta un elemento centrale per il nostro territorio, per tutto il nostro paese, appunto lo stampaggio a caldo, quindi c'è tanto movimento. Noi abbiamo scelto questa immagine evocativa che vedete alle mie spalle, che è un'immagine storica. Noi stiamo parlando del Ponte Preti, che è stato costruito nel 1920. Ovviamente è un'immagine che si presta a un significato doppio o triplo, se vogliamo, perché da un lato c'è un'evoluzione, quindi evolvono le politiche, evolvono le strategie. Abbiamo dei momenti, dei beni, dei segnali significativi di evoluzione, ma dall'altra parte abbiamo anche dei sistemi di collegamento che non sempre hanno seguito questa evoluzione, questo sviluppo. Quindi oggi, alla prima uscita ufficiale della neonata Agenzia dello Sviluppo, da Fabrizio Gea qui a mio fianco, vogliamo cercare di fare un po' il punto su quelle che sono oggi gli interventi necessari e urgenti da mettere in campo subito per sicurezza e sostenibilità e sviluppo del nostro territorio. Detto questo, io lascio subito la parola per un saluto al padrone di casa, il sindaco di Strambinello, Marco Angelo Corsetto, che ringraziamo per averci ospitato e per aver messo a disposizione questo spazio pieno di luce. Una bellissima giornata, quindi la luce ci dà speranza e ci dà motivo di voler discutere in maniera positiva e con grande entusiasmo rispetto a un tema che è quello che ci preoccupa tutti. Prego. Buongiorno a tutti, voglio innanzitutto ringraziarvi della vostra presenza, siete molto numerosi e questo mi fa piacere. Voglio anche ringraziare soprattutto Ricca e Gea che hanno scelto questa sede per questo incontro. Questo mi fa molto piacere, quindi do il benvenuto da parte di tutti i nostri concittadini di Strambinello e vorrei semplicemente esprimere un mio pensiero. Credo che quello dell'agenzia insieme alla politica sia il modo migliore per sconfiggere e per riuscire a combattere questa crisi che ormai ci
che ormai ci ha colpito da più di 10 anni. Non esiste, io credo, non esiste altra soluzione, altro modo di lavorare, di far sistema, e noi qua ne abbiamo un esempio, ripeto sempre con le persone che rappresentano i loro gruppi, Ricca e Gea, abbiamo l'esempio e il modo di lavorare correttamente, in modo diciamo principale per sconfiggere questa crisi e per rendere anche il nostro canadese migliore, riuscire a lavorare insieme al di là della bandiera politica, quindi mi riferisco da una parte, e dall'altra parte dove il lavoro fatto da Confindustria, fatto da commercio, dall'artigianato, messi insieme, ricredo che veramente sia l'unica ricetta per riuscire a sconfiggere questa crisi. Io ringrazio chiaramente Gea e Erika, hanno lavorato benissimo, lavoreranno ancora, ne sono certo. Questo però ha bisogno di un aiuto, e l'aiuto lo chiedo chiaramente alla città metropolitana, alla regione, che da soli sicuramente non possiamo farcela. La ricetta ce l'abbiamo, siamo gente esperta, tutta gente che ama il proprio paese, ama il canadese, però abbiamo bisogno di un aiuto. Io credo che questa, ripeto, sia l'unica strada. Non esiste altro modo per creare un canadese migliore. Ne sono convinto, non perché qualcuno di voi mi conosce, sa che posso rivestire sia la parte politica sia la parte imprenditoriale, ma ne sono convinto veramente. Vi ringrazio e buon lavoro. Grazie ancora. Grazie. Entriamo un po' nel vivo degli argomenti e passerei subito la parola a Fabrizio Gea, il presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo del Canadese. Allora, grazie Daniele. Beh, buongiorno a tutti e innanzitutto oggi inizia una nuova avventura e quindi almeno per quello che mi riguarda c'è anche un po' di emozione, che secondo me è anche una bellissima cosa. E una bellissima cosa, permettetemi di dirlo in apertura, è vedere persone che arrivano, provengono da mondi diversi, da realtà diverse, da esperienze diverse, da background diversi, anche da dialogo, da linguaggi diversi, che oggi danno un po' quasi per scontato di trovarsi tutti qua insieme attorno ad un tavolo. E questa secondo me è una cosa bellissima e mi sembra giusto dirla come prima cosa della giornata di oggi. Allora, io vi dirò tre cose molto 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 concrete. Vi dirò tre cose: la prima è il percorso fatto, la seconda quali sono i valori, e la terza cosa, entrando nel merito un attimo del discorso di oggi sull'infrastruttura. Allora, percorso. Il percorso che ha portato fin qui e fino ad oggi l'agenzia è stato un percorso che ha visto, ve l'ho ritrovato in cartellina, tre fasi: una fase strategica prima, quindi tutto il progetto strategia per il canadese, che è terminata arrivando a definire un piano strategico per il canadese. Poi c'è stata una seconda fase, una fase operativa, quella del piano di sviluppo, e molte persone che sono qui oggi hanno partecipato a quella fase. E la fase del piano di sviluppo è stata una fase che secondo noi è stata molto importante per ascoltare il territorio. Ascoltare vuol dire, per esempio, che pensate che sull'asse del turismo ci sono stati più di 150 progetti che sono stati posti all'attenzione dell'agenzia. Quella di oggi è una terza fase, una fase esecutiva, e quindi la nascita e la crescita dell'Agenzia per lo Sviluppo. Il percorso, dicevo, ve l'ho trovato in cartellina, c'è un documento che si chiama Percorso della Partnership per lo Sviluppo del Canadese, e lo scorso anno, con la nascita dell'Agenzia per lo Sviluppo, le prime cose che sono state fatte sono state quelle di creare il Consiglio Direttivo e il Consiglio Generale. Mi permetto di dire due cose su questo, perché almeno per quello che mi riguarda è molto bello, che lo vedete anche nelle persone che sono sedute qui al tavolo con noi, dire e sapere che nel Consiglio Direttivo e nel Consiglio Generale sono rappresentati tutti,
è rappresentata l'industria, è rappresentato l'artigianato, è rappresentato il commercio, è rappresentata l'agricoltura, è rappresentato il sindacato, è rappresentata la parte politica e amministrativa del territorio. E questa secondo me è un'altra cosa molto bella nell'ottica di fare le cose tutti quanti insieme. E quindi mi sembra giusto sottolinearlo, perché questa è la prima uscita pubblica di questo organismo. Che cosa ha dato come assi di intervento operativi tutto questo lavoro? Quattro assi di intervento. Oggi non staremo a dire quali sono le deleghe al di là di questi quattro assi di intervento che ci sono all'interno dell'agenzia, però in questi quattro assi di intervento, infrastrutture e trasporti, di cui parliamo oggi, formazione e istruzione, industria e attività produttive, turismo e cultura e sport, spendiamo due parole, ci sembra giusto spendere due parole sui responsabili di queste quattro commissioni che si occupano di questi quattro assi tematici, perché ci permettono un po' di dire qual è la filosofia che guida i lavori dell'agenzia. Allora, sulla commissione infrastrutture e trasporti c'è il lavoro di Luigi Ricca, che ringrazio per essere seduto qui accanto a me, e ringrazio il lavoro di Maurizio Giacoletto, che è il vicepresidente della commissione, e ci sembra di poter dire già anche dai nomi che avete sentito che insomma Luigi non ha bisogno di presentazioni, le persone che ci sono qui oggi, è stato presidente della provincia, è stato assessore in regione, e è una scelta che ci sembra sia importante per tutta quella che è l'esperienza, la conoscenza, i contenuti che ha e che porta con lui in tutte le riunioni in ogni giorno. E sul versante industria e attività produttive, il presidente della commissione Nicola Ziano, e secondo me questo è un ulteriore elemento di ricchezza, non solo perché la sua è una bellissima azienda che rappresenta il territorio del Canavese, ma perché, posso dirlo, non è espressione di Confindustria, è il presidente di CNA, e questo secondo noi è un ulteriore elemento, no? Di mettere a fattor comune le cose, ma anche chi poi si occupa delle cose, quindi essendo in un gioco di squadra tutti quanti insieme. Sul turismo e cultura e sport, sulla commissione che si occupa di turismo e cultura e sport, che peraltro è un lavorone con tre sottocommissioni, il responsabile Marco Succio, che è sindaco di Aglie, giovane sindaco di Aglie, e è un comune che ha la bandiera arancione del Turing, al castello che è all'interno del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO tramite le circuito delle residenze sabaude, e penso che insomma tutti noi lo conosciamo come una persona estremamente dinamica e che ha un sacco di voglia di fare. E ho tenuto per ultimo, non a caso, la commissione formazione e istruzione, perché abbiamo ritenuto e pensato di affidare questa commissione a Stefano Zoltan. Che peraltro ho visto entrare poc'anzi, Stefano, non lo so dove sei, però se ti vieni a sedere qua è corretto questo. Stefano è un ragazzo di 26 anni che ha un master ad Harvard e parla correttamente 5 lingue oltre all'italiano, e secondo noi era un ulteriore segnale di come vuole lavorare l'agenzia, come vuole lavorare questo organismo, probabilmente cercando di lavorare un po' almeno sul merito delle persone. Grazie Stefano. E un'ultima cosa sul percorso, quello che cerca di fare l'agenzia fin dall'inizio è avere una concretezza sul metodo di lavoro, quindi quello che abbiamo detto, persone che si siedono intorno ad un tavolo con una modalità di lavoro comune, e anche una concretezza sul merito, quindi uno, condividere quelle che su ogni singolo asse sono le priorità di intervento per il territorio. Due, execution, e execution significa battere su queste priorità giorno per giorno. Mi permetto di dire che per quello che mi riguarda, ho avuto la fortuna di avere dei maestri nella mia vita, uno di questi in Confindustria è Elio Catania. Elio non è stato solo presidente di Ferrovie dello Stato, di IBM, vicepresidente di Alitalia, adesso è presidente di Confindustria Digitale, ma per me è anche un maestro di vita. Lui spesso e volentieri mi dice: le persone vengono valutate unicamente sulla base della reputazione,
la reputazione la costruisci unicamente sulla base dei fatti, e i fatti li costruisci unicamente sulla base dell'execution, cioè goccia dopo goccia, giorno dopo giorno, battere sulle cose finché queste vengono fatte. Quindi questa è la modalità di lavoro che in questo momento stiamo avendo. E l'ultima cosa è un'accountability puntuale. Accountability significa rendere conto delle cose, quindi il fatto di dire le stiamo facendo, ma in modo periodico, cosa stiamo facendo, perché lo stiamo facendo, cosa stiamo riuscendo a fare, cosa eventualmente non stiamo riuscendo a fare. Questo ci sembra, come dire, serietà nel rispetto dei valori di tutti. Allora, seconda cosa, i valori dell'agenzia, i valori ve li ritrovate all'interno anche qui della cartellina stampa, quindi i tre verbi che abbiamo scelto, ascoltare, progettare, realizzare, non sono scelti a caso così perché non c'era nulla da fare un sabato pomeriggio, sono tre verbi che riassumono tutto il lavoro fatto, quindi ascoltare, posso dirlo sinceramente, è stato, con il piano di sviluppo è stato un grande lavoro di ascolto del territorio, veramente un lavoro di ascolto che spero si capisca abbia coinvolto tutti, abbia condiviso il più possibile quelle che sono le progettualità. Progettare significa che ogni commissione sta lavorando sulle priorità di territorio, c'è una task force che si occupa dei finanziamenti, delle misure di finanziamento, quindi le commissioni dialogano con questa task force per realizzare i progetti. E appunto realizzare significa fare, iniziare a fare poche cose ma farle bene e soprattutto essere estremamente concreti. I valori che vi ritrovate sono i punti cardine di una mission, quindi comunità, quello che dicevamo prima, sentirsi legati, uniti in un'identità di territorio. Guardate che anche per me, io penso anche per voi, è stato molto bello stamattina stringere veramente così tante mani, lo dico con il massimo rispetto nei confronti di tutti, che lunedì mattina, questo è un grande segno di rispetto nei confronti di un territorio, perché ognuno di noi, cerco di dirlo con la massima umiltà, però con il ruolo che magari ha qualcosa da fare stamattina, ce l'aveva, quindi questo è un segno di rispetto estremamente significativo nei confronti di un territorio, quindi sentirsi parte di tutto e sentirsi insieme. Giocare in squadra, essere una squadra, e quindi anche qui fare sistema, giocare insieme. Oggi mi penso un po' dire gioco di squadra, perché ieri c'era Stefano stamattina che ha continuato ad insistere sul fatto che il derby l'ha vinto vincere, però insomma, giocare in squadra, giochiamo in squadra lo stesso insieme. E poiché siamo sul calcio, l'importanza del gioco di squadra, ci siamo scritti la scorsa settimana con Arrigo Sacchi, no? L'impresa della Juve di martedì scorso, io non sono juventino, però quello è un esempio in cui il singolo, no, magari fa un passo indietro e poi nonostante tutto segna tre gol e fa giocare la squadra, e quello è un esempio di un gioco di squadra, di come giocare la squadra insieme significa ottenere un grande risultato sportivo, quindi questo è un po' lo stimolo, no, nel giocare tutti quanti insieme in squadra. Le persone al centro. E quindi significa veramente mettere in pratica il fatto di dire che qui ci sono delle persone e non dei ruoli. Questo, guardate, che è un elemento estremamente importante di del sentire comune che, come dire, che si respira anche quando facciamo un consiglio direttivo o un consiglio generale. Cioè mettere le persone al centro significa veramente che ognuno fa questo gesto qui nei confronti del ruolo, no? Lo metti un attimo dietro. E secondo me è un segno di grande ricchezza questo. Essere persone prima di tutto, prima di qualsiasi cosa che ognuno fa. Giovani di futuro, secondo noi invece magari di parlare, no, dell'importanza dei giovani, forse, come dicevamo prima, dare una responsabilità importante a una persona che ha 26 anni, secondo noi è magari parlare con i fatti e non con le parole. Il lavoro e la crescita, è ovvio che tutto quello che facciamo, tutto quello che abbiamo fatto, un percorso prima, quello che facciamo adesso, lo facciamo per essere attrattivi, per una competizione tra piattaforme territoriali che vede il canavese vincente, che veda i nostri giovani che possono rimanere a lavorare, che ci sia sempre più lavoro, che ci sia sempre più crescita. È ovvio che un'agenzia per lo sviluppo questo può e deve fare. L'ultima cosa è il metodo che abbiamo deciso di utilizzare per le infrastrutture. È ovvio che abbiamo deciso di iniziare dalle infrastrutture perché sono trasversali a tutti gli assi tematici e sono l'elemento cardine su cui tutti gli altri assi si appoggiano. E le infrastrutture sono l'elemento fondamentale che può determinare la crescita o la decrescita di un territorio, e io sinceramente di decrescite felici non ne ho conosciute, quindi abbiamo deciso di partire di qua.
abbiamo deciso di farlo come per tutti gli altri assi tematici, ponendoci nell'ottica di un cittadino. Che cosa è che fa un cittadino? Si chiede quali sono le priorità del territorio, quando si fanno, con che soldi, come si possono fare. E quindi abbiamo fatto questo. Prima di tutto abbiamo fatto l'analisi di tutti i progetti che c'erano, tutte le richieste, progettuali che c'erano. Abbiamo condiviso questo con le commissioni, per cui appunto ringrazio Luigi, Maurizio e tutte le persone che hanno lavorato su questo. Quindi abbiamo hanno messo delle priorità condivise sulle infrastrutture, le hanno condivise con il Consiglio Direttivo e con il Consiglio Generale. Io questo lo faccio solo en passant, con la massima umiltà, però quello che vi trovate in cartellina, che sono 3 slide di priorità, significa che tutte le persone di questo territorio hanno ritenuto con la propria mansione di dire quelle sono le priorità di un territorio e quindi delimitarle, no? In un modo molto chiaro. Questo è un valore di dialogo che dice queste sono le cose più principali. Abbiamo fatto delle riunioni con la città metropolitana e con la regione per definire opera per opera quello che è lo stato dell'arte e quali erano le priorità e da dove potevamo partire oggi dando dei risultati. E quindi permetto di ringraziare la presenza della città metropolitana e della regione. Oggi non c'è soltanto Francesco Balocco, perché c'è il Presidente del Consiglio che, come sapete, veniva a vedere la Sticuno, quindi ci sta, però grazie in particolare ai consiglieri delegati, a Antonino Iaria, ai ministri di vita per essere qui oggi, grazie a Gianna e grazie ai funzionari della Regione che sono qui oggi per approfondire il tema delle infrastrutture. E come ultima cosa, di questi passaggi, questi 5 passaggi sulle infrastrutture, quello di oggi per noi è solo un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Come lo abbiamo già definito proprio per il discorso dell'accountability, una serie di incontri successivi per vedere lo stato di avanzamento dei lavori e per renderne conto in modo puntuale. Questo, in sintesi, è il lavoro di questi mesi svolto in silenzio fino ad oggi, ribadisco in silenzio perché così avevamo detto di lavorare. Ringrazio tutte le persone del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale per il tempo, per l'impegno che ci mettono in questo lavoro fatto insieme. Mi sembra un bellissimo momento, un bellissimo punto di partenza per giocare in squadra una partita insieme, e quindi ringrazio veramente tutti voi per essere qui oggi. Lascio a Luigi la parola per entrare nel merito del tema di oggi e vi dico veramente un grazie. È tutto qua. Grazie, buon lavoro. Grazie Fabrizio. Come preannunciato, diamo la parola a Luigi Ricca, presidente della Commissione Infrastrutture dell'Agenzia per lo Sviluppo. Mi raccomando il tempo, siamo in quanto concordato, visto che abbiamo tanti temi, anzi un tema, ma con tante persone da coinvolgere. Grazie. Cercherò di essere fedele all'impegno di rispettare i tempi che mi sono stati assegnati, e per questo lascio alcune considerazioni di carattere generale che mi ero appuntato, anche perché sono state assolutamente sviscerate e approfondite dal Presidente Gea. Lasciatemi dire però che sottolineare il lavoro che è stato fatto con diciamo rispetto a quelle che sono state esperienze del passato riguardo ai temi che riguardano lo sviluppo dei territori. Per quanto riguarda il Canavese, negli ultimi 25 anni sono stati presentati diversi progetti e piani di sviluppo. Tutti sono rimasti dei belli studi, hanno trovato condivisione, sono rimasti in un cassetto senza avere, salvo casi particolari, attuazione concreta. Con la costituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo del Canavese si fa un passo di più. Partendo da quello che è stato un confronto, come è stato sottolineato, tra attori pubblici e privati molto ampio, in un territorio che comprende oltre 150 comuni e circa 400.000 abitanti, 5 zone omogenee, le Poretiese, il Canavese occidentale, Chivassese, Ciriacese, la parte nord dell'area metropolitana torinese, e hanno
diciamo, per la prima volta coalizzato diversi interessi e si mobilita con l'agenzia per sollecitare i livelli decisori ad effettuare le scelte migliori e soprattutto per attivarsi per la concreta realizzazione di interventi strategici per il rafforzamento e lo sviluppo territoriale. Già Fabrizio ha sottolineato come per il rafforzamento dei territori, il loro sviluppo, la loro valorizzazione, tra gli elementi strategici sempre vengono individuate quelle delle infrastrutture e dei trasporti, e quindi diventa fondamentale trovare sintesi su queste, su questo settore. Credo di dover dire di ringraziare quindi quanti hanno collaborato nella commissione per la definizione di questo lavoro, a partire dal vicepresidente Giacoletto e a tutti gli altri sindaci e rappresentanti delle zone omogenee che vedo in parte qui attorno al tavolo, altri forse sono seduti lì in mezzo a voi, e non li cito tutti proprio per non dimenticarne nessuno. Nel lavoro che abbiamo svolto devo dire che abbiamo avuto primi incontri che ritengo siano stati assolutamente positivi, sia con la città metropolitana e con i consiglieri delegati che qui sono presenti oggi, che con la regione Piemonte, e ringrazio anche io l'assessore Balocco che mi ha telefonato un'oretta fa proprio per sottolineare l'impossibilità di essere presente per l'impegno che è stato ricordato. E confidiamo che l'incontro con il Presidente del Consiglio e con il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture porti a un risultato positivo e si possa finalmente dare compiutezza a quella che è la foto che c'è sul quotidiano di oggi, la presenta molto bene, che è l'autostrada che si ferma in mezzo alla campagna. E la Regione però autorevolmente ha rappresentato qui dai suoi dirigenti e credo che sentiremo le loro considerazioni a conferma degli incontri che abbiamo avuto e delle proposte che abbiamo approfondito. E vorrei richiamare la vostra attenzione su due appuntamenti importanti che riguardano questo territorio a breve. Il primo è il rinnovo della concessione autostradale Torino-Quincinetto, di cui si discute da qualche tempo, scaduta qualche tempo fa, prorogata, e ci sono idee diverse sul rinnovo di questa concessione, però quale sia la soluzione che verrà trovata collegata al rinnovo della concessione autostradale, ci sono una serie di opere che sono particolarmente rilevanti per il nostro territorio. E poi l'altro è il ritorno all'ANAS della competenza su molte tratte stradali che qualche anno fa erano transitate in senso contrario, dall'ANAS alla regione, da questa alle province. Io ho qui una pagina di un quotidiano del 2002, ecco i cantieri che rivoluzionano la viabilità. In effetti c'era un elenco rilevante per un totale sul Piemonte di circa 1.000 milioni, 1 miliardo di euro. Purtroppo quella rivoluzione della viabilità si è attuata in misura molto ma molto contenuta, forse proprio perché è mancata una spinta da parte dei territori per trovare l'intesa e definire le priorità e andare avanti con le progettazioni e chiedere attraverso la progettazione l'accesso ai fondi. E noi vogliamo fare proprio questo. Presentiamo oggi delle priorità che abbiamo condiviso tutti, ma vogliamo che queste priorità diventino patrimonio comune di tutto il territorio e dovremo lavorare naturalmente per dare seguito rispetto a quei due appuntamenti che ho richiamato prima, ma anche per socializzare con quelle che saranno le nuove amministrazioni comunali dopo il 26 maggio e le nuove amministrazioni a livello territoriale più ampio, proprio per dare continuità al nostro lavoro. Detto questo, io passerei a illustrarvi ancora velocemente le schede che abbiamo preparato, che ce n'è già una, ecco, alle mie spalle, parto con la prima. Abbiamo individuato complessivamente 37 progetti
più altre 19, 37 prioritari, complessivamente prioritari, più altre 19 di cui dirò dopo. Allora, 19 prioritari, li vedremo nell'elencazione successivamente, ce ne sono 16 non prioritari ma attuabili nel breve periodo, 2 in fase di realizzazione e sono l'ampliamento della statale 26 tra Chivasso e Caruso e la variante di Are, che sono già oggetto di appalto e quindi dovranno essere messe in opera e completate in tempi relativamente brevi. E poi c'è la realizzazione di un'intersezione a rotatoria tra la strada provinciale 460 e 87 di Bosco Nero nella località Cascina Vittoria, che è una delle opere ricomprese nel, diciamo, nel piano di trasferimento di quella viabilità all'ANAS e che dovrà essere progettata e attuata proprio da parte dell'ANAS in questo punto. Sono stati individuati 6 progetti che sono stati incorporati in un unico per quanto riguarda un progetto di sviluppo delle vie ciclabili in Canavese. Abbiamo individuato tra quelli, uno è già stato realizzato, un altro progetto è già stato realizzato, quello del Castello di San Giorgio, priorità che era stata definita all'inizio dei nostri lavori e che nel frattempo è stata realizzata. Poi sono stati individuati altri 12 progetti importanti, ma non attuabili nel breve periodo, e sono il miglioramento della copertura della rete mobile, il monitoraggio e l'interattività delle opere pubbliche in Canavese, e portare avanti la scelta di sfruttare il corridoio potenziando la rete tra la strada regionale 10 bis e la strada provinciale 500, quella che è conosciuta come Gronda Est o anche come tangenziale est di Torino, il potenziamento della Val Cervina, la messa in sicurezza della strada della Val Cervina, lo sviluppo della linea 2 metropolitana di Torino con un prolungamento verso San Mauro, settimo torinese Pescarito, che consentirebbe poi di affluire con la viabilità anche in zona, la riattivazione della ferrovia Chivasso-Asti, il potenziamento dell'aeroporto Caselle e connessione con il territorio del Canavese, la messa in sicurezza del territorio dal punto di vista del dissesto idrogeologico, la revisione completa delle due strade provinciali SP1 delle Valli di Ranzo e la 2 di Germagnano, il collegamento tra la provinciale 40 di San Giusto e la 82 di Montalenghe con la variante del comune di Fognizzo, la bretella Ivrea-Biella, una spinta che veniva al territorio da tutto tempo, in alternativa a quella che era il completamento della 419, e la creazione di un portale integrato nel Canavese. Questo è il quadro di carattere generale e adesso andiamo nel dettaglio dei progetti ritenuti prioritari. Progetti ritenuti prioritari riguardano diversi assi di intervento, dalle infrastrutture viarie alla ferrovia, all'infrastruttura digitale, all'infrastruttura a supporto del turismo e quelle a supporto della sanità. E poi ci sono altre progettazioni che riguardano progettualità smart, il trasporto pubblico locale, l'infrastruttura a supporto delle attività produttive. Cominciando dalle infrastrutture viarie, se passiamo alla slide numero 2, vediamo da sinistra. Abbiamo individuato negli attraversamenti orizzontali del territorio del Canavese da ovest verso est una delle indicazioni per l'infrastrutturazione forte del territorio che sono richiamate in tutti gli studi che sono stati effettuati finora. E allora, partendo da ovest, abbiamo la realizzazione del collegamento Lombardone, Cronos, Busano e Salassa, anche questa rientrante nel piano delle dismissioni a favore dell'ANAS della 460. E proseguendo verso di noi, capiamo, siamo in zona Ponte Preti, adeguamento e ricostruzione del ponte.
su questa infrastruttura che è stata oggetto di grandi attenzioni negli ultimi mesi, anche questa ricompresa nel piano ANAS per un importo, se ricordo bene, di 20 milioni di euro. Disponiamo di un progetto preliminare molto datato ed è stato oggetto di confronto in particolare con la città metropolitana, e io credo che il consigliere Iaria ci dirà le cose che abbiamo concordato, io mi permetterò di commentarle dopo. E andando avanti verso Ivrea, il progetto di attraversamento di Ivrea attraverso il progetto di Monte Navarre è ricompreso nel piano regolatore di Ivrea e con la giunta di Ueda e confermato da una delibera della giunta della PEPA successivamente. Il peduncolo di Ivrea, quindi come variante dalla statale 26 verso la statale 228 del lago di Biberone, per la quale che è prevista integralmente come variante da Ivrea a Bollengo, ma per la quale è stato definito il piano preliminare fino al primo lotto da Ivrea verso all'altezza delle carceri, sempre a confine con Buroni. La realizzazione del casello autostradale Ivrea Sud sulla parcella Ivrea Santiago, e anche questo è stato inserito nel piano ANAS. Poi vi è il collegamento tra Canavese e Chiarese, potenziamento e prolungamento della strada provinciale 500, collegamento tramite il ponte di Gassino, con la strada provinciale 40, la 460 da Volpiano Caselle, un'altra delle opere ricompresa nel piano ANAS. Vedete come il piano ANAS ritorni con insistenza riguardando moltissime delle opere che sono state individuate come priorità. Del resto non potrebbe che essere così, visto che se si chiedono dei finanziamenti rispetto alla funzionalità della rete stradale che sarà di competenza dell'ANAS, non possono essere che queste priorità quelle che sono state individuate. Ci conforta il fatto che concordano con quelle che anche in passato erano state segnalate. Poi c'è un collegamento tra Canavese e Valle d'Aosta, uno diventato particolarmente attuale negli ultimi tempi, che è l'adeguamento idraulico strutturale del ponte sul fiume Dora Baltea, all'uscita del casello di Quincinetto, che è oggetto di attenzione da parte del Comune con una ordinanza di limitazione dei pesi sopportabili per il traffico. E poi l'alternativa alla strada statale 26 verso la Valle d'Aosta, con una variante sulla provinciale 69 di Quincinetto, la 565 della Pedemontana. Per quanto riguarda la ferrovia, naturalmente il tratto preso in considerazione più rilevante è quello da Torino e Ivrea Aosta. Uno dei progetti identificati è quello della soppressione dei passaggi a livello, che è stato già oggetto di accordo sottoscritto tra Regione e Ferrovie. Interventi di velocizzazione e regolarizzazione del traffico, di interconnessione con l'alta velocità a Chivasso, con la creazione di un modo di interscambio a Chivasso. Su questo si è aperto, c'è già una prima valutazione su questo tema, ma è un discorso che riprenderemo successivamente. Poi l'ammodernamento e il potenziamento con eventuale elettrificazione della ferrovia da Rimarolo a Pont Canavese. Per quanto riguarda le infrastrutture digitali, connessione a banda ultralarga del sistema industriale del Canavese e dei distretti industriali anche delle zone meno popolate, in parte l'attuazione del piano della banda ultralarga è in fase di attivazione, e quindi su questo credo ci potranno essere dei riscontri anche a tempi relativamente brevi. Per le infrastrutture a supporto del turismo, il progetto di sviluppo delle vie ciclabili che ho già richiamato prima, il potenziamento e la valorizzazione sentieristica sul territorio. Abbiamo poi individuato nelle infrastrutture a supporto della sanità la necessità di miglioramento dei collegamenti tra e verso gli ospedali del Canavese, la nostra è molto ampia, sono
tra l'ospedale Hub, Ciria e Chivasso Ivrea, e no, i collegamenti tra questi tre punti non sono esattamente quelli ottimali. E poi abbiamo evidenziato la necessità di una collocazione di un nuovo ospedale di Ivrea rispetto all'infelice collocazione e alla situazione strutturale che il nosocomio Polesiese presenta oggi. Per quanto riguarda la progettualità smart, si è pensato a servizi di chiamata e di carpooling già sperimentati in parte nella zona della prima cintura metropolitana, che vogliamo approfondire, sollecitati soprattutto in parte dalla zona di Volpiano, la zona nord metropolitana, come esperienza da esportare su tutto il territorio. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, la riorganizzazione del trasporto pubblico locale su gomma in canadese è assolutamente prioritario, anche in relazione a quello che è stato il mutato assetto localizzativo del sistema produttivo e per dei servizi sul nostro territorio. E infrastrutture a supporto delle attività produttive con l'accesso e la circolazione dei camion nell'area dello stampaggio caldo, e nel dettaglio poi potrà esserci chi darà più puntuali precisazioni su questo. Poi abbiamo individuato altri 16 progetti, se passiamo alla slide numero 3, che sono non solo prioritari, allo stesso livello di priorità degli altri, ma possono comunque essere attuabili nel breve e medio periodo. Parto da sinistra, potenziamento della ferrovia da Torino a Ceres, il nodo idraulico di Ivrea, primo e secondo lotto da eseguire, e questa è un'opera che è compresa in un elenco già stilato nei primi tavoli di lavoro per il rinnovo della concessione autostradale Torino-Picinetto. Collegamenti rapidi tra i comuni e il sistema ferroviario metropolitano, variante della Borgo Franco, della statale 26 a Borgo Franco di Ivrea, è una delle opere che ha trovato spazio nell'accordo siglato tra città di Torino e la regione Piemonte, nel quale si parla peraltro da tempo con la variante della 26. Il collegamento della 565 da Pedemontana con la 460 e l'intersezione con la provinciale 222 in comune di Castellamonte, inserita nel piano delle dismissioni ANAS, cui facevo riferimento prima. Poi l'adeguamento funzionale della 460 nel tratto Caselle Lombardore, anche questa è inserita nel piano di dismissioni ANAS, così come la variante della stessa 460, secondo lotto, con il nuovo ponte sul Malone a Front, anche questa è inserita nel piano ANAS. La sistemazione dell'uscita di Scarmaglio con rotatoria sulla provinciale 56, così come la sistemazione dell'uscita ad Alpiano dell'autostrada sulla Bretella con la rotatoria sulla provinciale 80, opere che sono inserite anche queste da realizzare con il rinnovo della concessione autostradale. Vi è poi il rifacimento dei giunti sul ponte del Torrente Orto, ricompresa nelle opere collegate al ritorno e competenza ANAS della rete stradale, così come la galleria di Promonico, l'adeguamento dell'impianto di illuminazione e nello stesso piano ANAS, salto una, sulla 565 l'intervento di demolizione e ricostruzione del ponte Ribes al chilometro 2 più 6 nell'ambito del nodo idraulico di Ivrea. Per quanto riguarda le ferrovie regionali, la Canavesana, la messa in sicurezza della Canavesana e l'adeguamento funzionale della strada provinciale 11 nel tratto Torino-Chivasso, anche questa ricompresa nel piano ANAS, così come la circonvallazione di Chivasso, anche questa richiamata come una degli interventi da effettuare. Vi sono poi ancora altri due interventi, le gallerie di Ceresole, l'adeguamento dell'impiantistica, dalla città metropolitana mi hanno detto che un intervento che riguarderebbe in particolare anche l'impianto di illuminazione realizzato nel 92,
per un importo complessivo di 7-8 milioni di euro, sembra che la regione ne abbia già stanziati 4, quindi c'è da pensare a un collegamento, a un completamento. Così per come per la frana di Pessinetto, il completamento della galleria Paramassi, che era stata in parte realizzata dopo l'alluvione del 2000 e che deve essere completata. Ecco, come vedete è un quadro molto ampio, che rispetto alla quale noi abbiamo avuto riscontri positivi da parte sia delle città metropolitane sia delle regioni Piemonte, e adesso loro entreranno magari nei dettagli più di quanto non abbia fatto io, ma credo che sarà interessante sentire come la città metropolitana si sia resa disponibile ad attivare la progettazione di 3 di queste opere che noi riteniamo prioritarie, che ci consentiranno di presentarci davanti all'ANAS, che sarà il soggetto che dovrà stanziare le risorse per la realizzazione, con le carte in regola, perché rispetto ad altre realtà ci presenteremo già con i progetti esecutivi in mano. Io mi fermerei qui, poi siamo a disposizione per tutte le domande che si vogliono rivolgere. Grazie Luigi. Quindi diciamo, da questo elenco dettagliato sono emerse insomma dei desiderata, e a fronte di questi desiderata noi vogliamo spingerci a entrare un po' nella concretezza e quindi a capire quello che in qualche modo diventa importante realizzare, far toccare con mano in maniera concreta. Quindi io lascerei subito la parola a Antonio Iaria, che è consigliere delegato ai lavori pubblici e infrastrutture della città metropolitana, che insieme ai colleghi della regione sono qua proprio per testimoniare con coraggio e con determinazione insieme con noi gli obiettivi concreti da realizzare in maniera molto rapida per iniziare questo processo di sviluppo delle infrastrutture. Prego. Grazie mille. Sente? Perdono, non ho acceso. Grazie della presentazione, grazie a tutti di essere qui e grazie anche a Rilka per aver già fatto una breve sintesi delle opere. Io, se permettete, farei una breve sintesi per spiegare l'iter che ha portato a creare questo elenco, cioè tutti diciamo, gli incontri e anche diciamo, le riunioni molto importanti e molto costruttive che abbiamo fatto sia con la Regione Piemonte ma anche con le altre province piemontesi e anche con rappresentanti ANAS per diciamo, addivenire a arrivare a un accordo per la riclassificazione delle strade. Eravamo partiti come città metropolitana molto scettici, non solo noi, anche la provincia di Vercelli e altre province sul concetto di riclassificazione e di la ricreazione di una rete di interesse nazionale, ma non scettici perché questo non poteva essere un piano strategico a livello nazionale importante, perché ricordo tutto questo diciamo, processo parte dell'idea di costruire una rete di interesse nazionale che collega principalmente tutti i capoluoghi attraverso una rete di statali. Diciamo, lo scetticismo era dovuto al fatto che riguardava principalmente le opere da fare, perché noi come città metropolitana, nonostante ci sia stato un passaggio che è molto burrascoso tra la vecchia provincia e la città metropolitana di adesso, siamo tornati ad essere un ente che può fare delle opere, quindi la prima cosa che abbiamo chiesto, ma questo parlo di un anno e mezzo fa, era di avere noi le risorse per diciamo, direttamente per chiudere alcuni lavori che sono chiaramente fermi da anni. Le varie varianti della 460 come altre, diciamo erano, come dire, eravamo nelle possibilità o avremmo avuto la possibilità di portare avanti con una dotazione finanziaria corretta. Quindi il primo diciamo, impatto con questa riclassificazione è stato abbastanza critico.
da vari poi riunioni si è arrivati anche a una constatazione che altre province piemontesi avevano ovviamente delle idee diverse, quindi come città metropolitana abbiamo portato il nostro contributo decidendo poi di cedere quei tratti di strada che chiaramente appunto collegano i principali capoluoghi piemontesi e che sono collegati a tratti di strada che le altre province avevano già deciso di cedere ad ANAS. Quindi come vedete tra le varie, la vecchia retrocessione ANAS, per esempio è rimasta fuori l'ex statale 23, la statale della zona del Pinerolese, la prima Sestre, che rimane in città metropolitana anche per una scelta strategica del nostro ente per tenere una rete che in quel caso ha un senso nel fatto che è l'unica via principale di quella zona. Deve essere secondo noi gestita dallo stesso ente, perché se no creerebbe una gestione tra una strada principale e tutte le strade secondarie che con due enti diversi che crea sicuramente dei problemi. Quindi facendo questa premessa abbiamo fatto tutta una serie di incontri, abbiamo stilato una lista che poi è stata anche portata dalla Regione Piemonte da sottoporre al Ministero e in particolare ad ANAS con tutta una serie di opere. Come abbiamo detto già prima, le opere hanno, sono già state elencate, poi se volete delle specifiche, delle specifiche tecniche su alcune opere cercheremo di darle, se ci sono domande precise, ma la cosa più interessante è questo del discorso che si è fatto, che Ricca ha citato per ultimo, il discorso della progettazione. Molti di questi progetti sono in una fase di studio preliminare, altri invece devono essere già finanziati e portati anche a gara, tipo la famosa variante della 460 che è il momento tra la Salassa e Lombardore, che chiaramente si è fermato per problemi sia di patto di stabilità da parte della città metropolitana e problemi di gestione, sia e appunto il contributo poi chiaramente si è perso. Sapete che gli enti pubblici quando perdono l'occasione è difficile recuperare con tempi brevi, quindi in quel caso per esempio il progetto è già a un livello definitivo esecutivo, quindi dal punto di vista della progettazione è molto più semplice riadeguarlo con un nuovo aggiornamento del quadro economico, quindi saremo pronti. Questa interlocuzione che noi abbiamo sia con la Regione che con le altre province, ma in particolare con ANAS, in via ufficiosa c'è già, nel senso che stiamo già in un certo senso parlando con la dirigenza ANAS per capire come favorire sia la loro possibilità di mettere nei loro piani di investimenti delle opere già cantierabili e sia di lavorare in modo che le opere che hanno in studio preliminare, come per esempio un'opera che interessa a voi principalmente della zona, che famoso rifacimento di nuovo ponte in località Ponte dei Preti, che ha uno studio che ha in una fase preliminare, veramente di velocizzare anche questo processo progettuale che porterebbe alla loro definizione. Ricordo che, se faccio una breve accenno su Ponte Preti, che il rifacimento del ponte, cioè il costo che viene indicato in questa tabella non è solo il rifacimento del ponte ma l'adeguamento della 565 perché era una nuova direttiva. Come ripeto sempre, il Ponte Preti non ha problematiche dal punto di vista strutturale, le problematiche dal punto di vista viabilistico, e visto che siamo in una località che ospita il Ponte Preti, siamo arrivati finalmente alla conclusione della nuova relazione strutturale che abbiamo commissionato come città metropolitana, che era un nostro impegno fatto per la precedente occasione quando abbiamo parlato del ponte, quella giornata Castellamonte. Abbiamo appunto, siamo impegnati appunto a rifare un aggiornamento, una verifica strutturale che è finita, saranno consegnate la relazione, quindi a breve verrà presentata una nuova relazione che aggiorna una relazione statica che ci aveva già tranquillizzato tempo fa. Una piccola premessa, un'altra premessa che è doveroso fare è guardare la rotonda di Cascina Vittoria, che è inserita nelle opere da proporre ad ANAS, ma nella sua fase finale e completa, relativa al vecchio progetto che era molto più complesso rispetto a quello che sta partendo proprio in questi giorni, che è una riedizione un po' light della rotonda, che però va a risolvere sicuramente la problematica della sicurezza di quell'incrocio. Quindi proprio abbiamo consegnato la firma del consiglio di lavori
è stata fatta, l'impresa sta già partirà a brevissimo con proprio i lavori della Cascina Vittoria, come abbiamo già detto, questa è stata un'opera finanziata dalla città metropolitana che ha lavorato un po' con lui, riducendo un pochettino il progetto iniziale, però tenendo in pace tutte le problematiche della sicurezza che si volevano risolvere in quel modo. Per quanto riguarda appunto le altre opere, insomma, la parte più importante del canavese e della vostra zona è chiaramente legare il rapporto tra infrastruttura del territorio e sviluppo anche industriale del territorio. Abbiamo visto, non solo nel canavese, ma vediamo tutti i giorni che c'è una problematica rispetto a zone industriali in espansione, ma anche magari con problematiche che sono poco dotate di infrastrutture, perché c'è stato anche in passato forse una sottovalutazione del problema delle infrastrutture legate ai piani regolatori che definivano zone industriali nei vari paesi. Quindi molte volte si faceva la zona industriale senza pensare come ci si poteva arrivare, man mano che appunto che diciamo, il traffico aumenta anche l'importanza della zona industriale, aumenta, si creano in molte zone della città metropolitana problemi di collegamento. Questa, diciamo, questa variante è molto importante, la variante che la Salassa a Monbandone è molto importante, e anche la variante appunto della 565, proprio per collegare una via preferenziale per la zona industriale del canavese molto importante, senza però interessare i paesi dal passaggio di mezzi pesanti. Quindi è chiaro che da questo punto di vista il nostro sforzo è il massimo. Dicevo appunto una lettera che abbiamo fatto ultimamente, ma anche abbiamo già anticipato alla Regione Piemonte, noi come città metropolitana ci proponiamo appunto di arrivare a questo appuntamento che speriamo sia il prima possibile, perché non so se l'ho detto prima, ma lo dico se non l'ho detto, c'è questa fase di passaggio tra strade, diciamo, della riclassificazione delle strade ANAS, due finestre temporali, no? Che sono appunto le finestre in cui si firma la convenzione tra la Regione e il Ministero per la retrocessione, e mi sembra che siano di solito una in primavera, una verso fine anno. Speriamo che tra fine anno, al massimo primavera, l'anno prossimo, si concluda questo passaggio con anche le nostre richieste accettate, che già da quanto appunto abbiamo potuto capire, abbiamo avuto anche rassicurazioni in merito, questo elenco di opere sarà concretamente inserito in allegato al DPCM, e questo ci dà anche la garanzia che verranno almeno considerate tra le opere da mettere nel piano di investimenti ANAS, opere che probabilmente non verranno finanziate tutte subito o non tutte, però è chiaro che noi abbiamo fatto una scala di priorità tra cui le opere nel canavese sono una priorità più alta. Spero, non voglio dilungarmi tanto sulle opere, perché giustamente a Ricca già specificato tutte le opere che sono interessate da questo elenco, e io spero tanto che questa sinergia tra enti, tra province piemontesi e anche il Ministero possa raggiungere un risultato che a breve termine, ma sapete che per gli enti locali a breve termine significa da qui a 3-4 anni, però l'importante è partire, non perdere questo treno. Bisogna essere sinceri, questi sono i tempi possibili per poter poi partire effettivamente con i lavori, però non bisogna perdere il treno, perché se no in 3-4 anni possono diventare 10 e cominciamo di nuovo a fare appunto tenere ferme delle infrastrutture del territorio per anni. Grazie, non so se devo passare la parola. Parole canavese priorità alta ci piacciono, quindi ci auguriamo che questo percorso possa portare a accompagnare questo territorio a svilupparsi come è giusto che sia, in evoluzione rispetto a tutto il resto. Prima di passare la parola al dottor Michele Marino, che è il dirigente assessorale dei trasporti e infrastrutture della Regione Piemonte, lasciato la parola a Luigi Ricca, che vuole fare una precisazione.
precisazione rispetto a quanto detto prima nel suo intervento. Più che una precisazione, è una constatazione che ci riempie di soddisfazione, già come è stato evidenziato. Consigliere Iaria ha parlato di presentarsi all'ANAS con un elenco di opere che sono tutte prioritarie, ma alcune con una priorità più elevata. Questa priorità più elevata la si guadagna anche sul campo, non soltanto per la qualità dell'opera e il ruolo dell'opera sul territorio, ma anche col fatto di presentarsi con una progettazione già pronta per essere attuata. E l'impegno che ha assunto con noi nella città metropolitana è proprio quello di farsi carico, attraverso anche magari con la collaborazione della regione, ma comunque di farsi carico della progettazione, dell'aggiornamento della progettazione per Porto Preti, per quello che noi chiamiamo il peduncolo, quindi la variante della 26 da Ivrea verso la statale ex statale 228 e l'altra la 460 per il tratto Lombardore, Bolzano e Salassa. Riteniamo questo un primo successo del lavoro dell'agenzia e naturalmente contiamo sul fatto che continuiamo con celerità a trovare le risorse per la progettazione. Ringraziamo la città metropolitana per questo. Noi non moveremo il tiro naturalmente nel sollecitare e tenere alta l'attenzione e l'attenzione su questo. Grazie, faccio solo una specifica sulla capacità progettata della città metropolitana. Per i progetti invece, gli altri progetti complessi che sono stati preliminari, è chiaro che, lo dico in maniera brutale, dobbiamo chiedere uno sforzo economico anche ad altri enti per poter appunto ampliare la possibilità di avere progettisti per arrivare a un progetto definitivo, perché capito, la differenza è enorme tra un progetto preliminare e un progetto definitivo. Quindi, per essere chiari, il primo impegno portiamo avanti sicuramente anche con le nostre forze e l'adeguamento del quadro economico, l'aggiornamento del progetto della variante, quello possiamo fare da subito. Per l'altra progettazione è chiaro che dobbiamo avere un aiuto che penso che possa esserci, anche perché tutti questi tipi di investimenti vengono poi chiaramente aiutano anche il nuovo gestore, perché non sono investimenti a perdere, perché ANAS avrebbe investito nella progettazione, noi la anticipiamo, semplicemente facciamo una sinergia fra i vari enti che concorreranno a risolvere questi problemi. Grazie. Grazie a lei. Allora, io lascio quindi subito la parola al dottor Michele Marino, pregandolo di stare nei tempi, perché siamo un po' più lunghi rispetto a quanto ci avevamo previsto. Grazie. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Staremo nei tempi, ma perché molte cose sono state in realtà già dette. Ribadisco ancora
vi porto i saluti dell'assessore Balocco, che non riesce a essere qui con voi, ma perché in qualche modo speriamo che ci sia un aspetto positivo di questa, legato a questa tua assenza, per il fatto che oggi c'è questo incontro, il Presidente del Consiglio, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e speriamo che si possano sbloccare alcune situazioni che ci stanno facendo lavorare non poco in questo periodo, lo dico da tecnico, faccio parte di una struttura che su tutti i temi oggetto del tavolo di oggi ci troviamo quotidianamente ad avere a che fare con criticità e problematiche varie, che un'operazione come l'Agenzia per lo Sviluppo può sicuramente contribuire a gestire meglio rispetto a un modo di fare che, ahimè, ha parecchie pecche, sconta poi parecchi problemi che si traducono nella mancanza di certezze, nelle promesse non mantenute, nella confusione di ruoli e competenze. Fatta questa premessa, torno all'elenco, all'esito di questo lavoro che è già stato sviluppato, è già stato illustrato, anche commentato, dicendo che come Regione ci troviamo spesso in difficoltà, perché tra il livello centrale e il livello locale non è semplice riuscire a fare effettivamente da cerniera. Il caso che è stato citato più volte della rete oggetto di riclassificazione, che da anni, sottolineo da anni, dovrebbe passare ad ANAS con un'operazione che è una scelta di tipo nazionale, cioè ricostituire una rete di interesse nazionale che oggi trovava il Piemonte piuttosto scoperto, in quanto ANAS ancora oggi gestisce 700 km di rete in Piemonte. Considerate che le province del Piemonte all'incirca hanno 12.000 km in gestione, capite bene che sono numeri non paragonabili, soprattutto rispetto ai fatti che sono successi in questi mesi, per cui la psicosi, il ponte, la criticità, la foto che mi costringe a limitare la circolazione del transito su un'opera, cioè sono tutti aspetti che ci hanno portato a galla, come dire, una gestione che forse necessita di una maggiore chiarezza. Allora, cosa stiamo facendo? È già stato illustrato prima questo percorso di confronto continuo e serrato con i livelli centrali, ma anche con i livelli locali, per definire qual è la rete dei trasporti opportuna, necessaria, prioritaria, perché in effetti, ecco, la battuta della priorità tra le priorità, in effetti, come dire, la cartina tornasole che ci fa capire che forse abbiamo troppe priorità, e quindi a maggior ragione è importante riuscire con un'operazione innanzitutto di tipo tecnico, ma poi anche procedurale, per definire meglio, okay, cosa è opportuno realizzare con la maggiore urgenza e con le scarse capacità finanziarie con cui abbiamo a che fare. Allora, sotto il profilo della rete viaria, appunto, noi abbiamo il livello della rete autostradale, che, come sapete, non fa riferimento alla regione, se non un supporto di consultazione da parte centrale. Il tema quindi della concessione, ormai scaduta da parecchio tempo, della A5, è chiaro che ci ha visto spesso insieme a Città Metropolitana proporre delle soluzioni, segnalare delle situazioni, eccetera, ma ad esempio oggi, in questo momento, c'è una conferenza di servizi su una visita all'Alto di Ivrea convocata dal Provveditorato Opere Pubbliche, quindi per mandare avanti una parte dei progetti che sono stati realizzati in questi anni. Quindi sulla parte autostrade è molto difficile per noi riuscire a capire come intervenire su queste partite. È chiaro che sono quelle partite che ci vincolano tutta una serie di situazioni, quindi tutta la viabilità di raccordo, cioè tutta una serie di scelte strategiche che vanno fatte in funzione della realtà della rete principale, che è la rete autostradale. Non meno importante però è la rete che dovrebbe costituire l'ossatura di riferimento
che è appunto questo progetto di riclassificazione della rete viaria nazionale. A tutta questa vicenda fa riferimento, provo a dare alcuni elementi di contesto, ma perché prima di andare a esaminare i singoli progetti bisogna un po' capire, inquadrare quali sono i riferimenti da utilizzare. Allora, la rete oggi, come dicevo prima, la rete ANAS dovrà aumentare. Noi speriamo che ciò possa succedere presto. Rispetto all'espressione che c'è stata lo scorso novembre in conferenza unificata, dove appunto la Regione insieme ai comuni, insieme ad ANCE e UPI, ha espresso un parere favorevole sull'ipotesi di riclassificazione che prevede circa un migliaio di chilometri che dovrebbero passare dalla rete delle province all'ANAS, siamo ancora in attesa di un'espressione di un parere dovuto da parte delle commissioni parlamentari, cioè poi bisogna di un passaggio in Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Allora, tutte queste vicende, direi, tipicamente sono quelle situazioni che ti impediscono poi di dare delle certezze. Allora, tutto questo si porta dietro un bel pacchetto di interventi che fanno parte dell'elenco che stiamo vedendo questa mattina, perché su una rete che appunto, come dicevo, di circa un migliaio di chilometri in Piemonte dovrebbe passare ad ANAS, e allora le province, la stessa città metropolitana, non stanno più sviluppando, almeno è ovviamente condivisa una posizione di questo genere. Dovendo passare ad un altro gestore mi preoccupo fino a un certo punto. I mesi stanno però passando e quindi ci sono alcune situazioni un po' particolari. Ad esempio, Ponte Preti, okay, il classico, noi abbiamo già previsto questo intervento in elenchi di priorità di intervento. Stiamo cercando anche, sempre insieme alla città metropolitana e alle province, di definire quali sono gli interventi da realizzarsi. Però, ecco, ad esempio, un elemento importante è considerare che tutto questo dovrebbe portare a un lavoro di individuazione, quindi di tipo un lavoro di programmazione che è tipicamente della Regione, per individuare gli interventi effettivamente prioritari affinché ANAS li possa portare avanti quando diventerà una rete a suo carico. Queste priorità, almeno siamo riusciti a ottenere come Regione un impegno in sede di conferenza unificata affinché le priorità possano essere definite insieme dalla Regione con città metropolitane e province, affinché quegli interventi che altrimenti dovremmo aspettare, che il contratto di programma che l'ANAS sottoscrive con il livello ministeriale per la definizione di interventi, che vuol dire contratto di programma, vuol dire elenco interventi, costi e tempi, quindi anni di riferimento, e capite bene che è la cosa fondamentale. Non basta dire c'è un finanziamento, bisogna anche capire se su questa novità, sulla prossima o su quella degli interventi che a valere sulla prossima programmazione utile. Quindi sollecitare i livelli decisionali è sicuramente un compito che bisogna portare avanti tutti insieme. Considerando che ci sono interventi di diverso tipo, ci sono gli interventi che sono di manutenzione straordinaria, che purtroppo in questo momento in Italia sono molto simili agli interventi di manutenzione ordinaria trascurata, e quindi una cattiva manutenzione mi obbliga poi a fare degli interventi di manutenzione più pesanti, quindi più costosa. Poi ci sono gli adeguamenti, la rete attuale, quindi una delle iniziative più urgenti e direi opportune è la manutenzione del patrimonio esistente. Allora, quindi prima di nuove opere occorre sicuramente preoccuparsi della rete esistente. Le nuove opere, direi al contrario di precedenti programmazioni, dovrebbero fare riferimento un po' veramente all'indispensabile, nel senso che realizzare nuove opere che come niente costano un bel po' di milioni di euro, probabilmente bisogna fare una valutazione di effettiva necessità. Quindi questo per quanto riguarda la rete viaria, ma perché è quella su cui in qualche maniera credo che ci siano più progetti, più necessità, più segnalazioni.
Per quanto riguarda la rete ferroviaria, sicuramente ecco, abbiamo due riferimenti delle due ferrovie ex concesse, la Carolesana e la Torino-Ceres. Su questo stiamo cercando di portare avanti una serie di investimenti, considerando che la Regione non ha tutta questa disponibilità finanziaria che in anni passati, in periodi precedenti, forse c'è stata. Faccio riferimento ad esempio agli investimenti sulla rete viaria che nel 2001 mise a disposizione circa 1 miliardo di euro di investimenti, non tutti completamente realizzati, perché poi le necessità sono sempre superiori rispetto alle disponibilità. Le ferrovie, quindi le ferrovie, ci sono le due tratte. Sulla Canavesana c'è un investimento di circa 10 milioni di euro, di più di 10 milioni di euro per l'FSC 2014-2020, Fondo Sviluppo e Coesione, destino alla sicurezza ferroviaria, quindi sono dei lavori in corso. Sapete benissimo dei problemi che ci sono stati e continuano a persistere rispetto alla sicurezza della circolazione. Gli investimenti sono in corso, ci sono delle date che presuppongono per il 2020 di completare tutto, riuscire ad andare avanti anche con degli investimenti, sono sostanzialmente per la sicurezza, il segnalamento, per garantire che la circolazione possa rispondere a quei criteri che dice, che ci indica l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria. Rispetto quindi ai temi rete stradale, rete ferroviaria, direi che questi sono gli elementi di contorno. Sul tema del trasporto pubblico locale, i riferimenti, appunto, Regione si è data alcuni criteri che sono contenuti nel piano regionale della mobilità e dei trasporti, quindi una rete di tipo gerarchico, strutturata per livelli, per fare in modo che per esempio l'SFM sia la linea di riferimento forte a cui immaginare tutto un sistema di adduzioni. Sul trasporto pubblico locale quindi facciamo riferimento soprattutto a quello che porta avanti l'Agenzia per la Mobilità Piemontese. Questo per quello che si diceva prima di ruoli e competenze. Quindi direi che le priorità condivise è sicuramente un metodo di lavoro che può aiutare parecchio in questa fase in cui non sempre è facile muoversi nei confronti degli altri soggetti e soprattutto del livello centrale, che in questo momento ci deve vedere con elenchi di priorità che non siano troppo estesi, che siano credibili e che abbiano anche qualche buon progetto nel cassetto pronto per essere realizzato, perché avendo le risorse, quando non c'è il progetto diventa comunque complicato. Io ho la sensazione che spesso abbiamo delle risorse e non abbiamo la capacità di spenderle. Questo modo di lavorare può essere sicuramente un buon modo. Grazie. Andiamo quasi in chiusura e io lascerei adesso la parola a Dimitri De Vita, consigliere delegato allo sviluppo economico e attività produttive della città metropolitana, in cui prego veramente di stare nei 5 minuti, visto che tra l'altro ci sono anche dei giornalisti presenti, magari ci sono poi delle domande, e quindi andiamo verso la chiusura. Prego. 5 minuti saranno più che sufficienti, anche perché a 5 minuti e un secondo la gente sta dormendo, soprattutto se si dicono i due sì, quindi eviterò di dirne. Innanzitutto una premessa fondamentale: qua si tratta di aver finalmente messo mano a una riformulazione infrastrutturale del territorio che è stata ferma per anni. Io sono delegato anche alla pianificazione strategica. La cosa che abbiamo fatto in città metropolitana, prima forse in Italia, è aver attribuito ad un programma strategico degli indicatori di performance. Vale a dire che noi politici ci siamo dati degli indicatori di risultato che dovranno meno essere rispettati, che quindi saranno la cartina di tornasole dell'efficacia di quello che riusciremo a fare per questo territorio. Il Canavese di per sé si mostra nell'ambito della pianificazione di come viene declinata tutta l'azione, soprattutto per quelle che sono le strategie, come priorità 1. Questo è facilmente rilevabile soprattutto nella lettura di quello che abbiamo riportato. Questo perché? Perché noi guardiamo a questo territorio come acceleratore di quelle che sono le politiche di sviluppo che vorremmo portare avanti. Ma per fare questo naturalmente dobbiamo avere una qualità infrastrutturale, una qualità dei trasporti sufficiente, una qualità delle imprese. In ogni modo, per far sì che venga colmato quel gap che è stato fermo per anni e che comunque adesso si prospetta migliorare, almeno in termini di riduzione, nel giro di
di 3-4 anni bisogna naturalmente mettere mano a queste realtà. Lo si sta facendo finalmente con fondi propri e con fondi a volte regionali e a volte anche nazionali. Questo rivela nella misura in cui noi vogliamo agire anche sul piano di quello che è la cultura di impresa. Allora, anzitutto il fatto di potersi coordinare con un'agenzia dello sviluppo diventa fondamentale, soprattutto se un'agenzia dello sviluppo intende fare gli interessi di questo territorio coinvolgendo anche altre realtà. Il coinvolgimento di altre realtà per noi è fondamentale, mi riferisco non solo a chi oggi è presente, ma per esempio anche alla capacità di ricevere finanziamenti europei e comunque a quella di interfacciarsi con la realtà produttiva del territorio e anche politica da parte di gruppi di azione locale. E qua io comunque invito una sorta di collaborazione soprattutto molto intensa con l'agenzia. Io personalmente sto portando avanti alcuni progetti, vi segnalo solamente quelli più importanti. Il primo, che ho denominato 30 metro, ed è una piattaforma georeferenziata che mira al recupero delle aree dismesse sul territorio. Non è un progetto che, di tipo immobiliare che censisce tutto ciò che è dismesso, secondo sempre parametri di carattere scientifico e con la collaborazione di Siti, che è un ente della Compagnia di San Paolo, che ho contrattualizzato. Stiamo identificando e identificato sul territorio quelle che possono essere le aree di maggiore interesse per investimenti nazionali ed internazionali. È una piattaforma georeferenziata che sarà in lingua russa, in lingua inglese, in lingua cinese, oltre che in italiano. Basta che voi scriviate 30 metro su internet e già trovate i primi risultati di questa rappresentazione. Sempre dal punto di vista imprenditoriale, per quanto concerne lo sviluppo del territorio, finalmente potrò dar vita entro settembre ad un fondo finalizzato al finanziamento delle micro e piccole imprese che agiscono sul nostro territorio. È chiaro che qua non ci rivolgiamo solamente a Stravese, ci rivolgiamo a tutta la realtà metropolitana. Il problema nostro è quel gap innovativo al quale anelano tutte le imprese e necessitano comunque di una sorta di finanziamento. Finalmente apro questo finanziamento, questo fondo, con un preammortamento biennale, ma rivolto solamente a chi acquisterà prodotti e servizi presso le imprese presenti sul nostro territorio, ovvero presso le università, presso i due atenei della città metropolitana. Laddove tu imprenditore vieni a dimostrarmi, io potrò finanziarti fino a 200.000 euro. Laddove tu imprenditore vieni a dimostrarmi che quello che cerchi qui non riesci a trovarlo, allora io ti finanzierò per andare anche oltre la città metropolitana. Quindi questo, però mi dovrei dimostrare prima che questo non esiste qui da noi. Questo forse è il, diciamo, è da un punto di vista di aiuto all'innovazione la parte più pregnante per quanto ci concerne nella declinazione strategica. È ovvio che sul territorio si sta facendo anche una sorta di rimodulazione dell'attività degli spot tecnici, delle attività produttive. Questo diventa fondamentale proprio perché è necessario riuscire a coinvolgere in maniera molto più concreta realtà che sono al di fuori da quella che è normalmente l'attività che viene svolta rispetto all'utente, quindi la capacità di interfacciarsi, comportarsi molte volte che non parlano lo stesso linguaggio informatico dei nostri, e quindi avere almeno un SUAP ben preparato per ogni zona omogenea sul territorio, prevedere qualche piccola dislocazione in zone più rurali, ma soprattutto riuscire ad avere un'interfaccia, una piattaforma che sappia comunicare con imprese e con imprese in un giorno, avere la possibilità finalmente di avere una compliance chiara e ben definita con i vigili del fuoco e con il servizio sanitario, in particolare con la spesa. In ogni modo essere in grado di rispondere alle esigenze di chi vuole fare impresa sul nostro territorio. Altra cosa alla quale sto lavorando è finalmente di aver messo in rete, avvisando poi tutti i sindaci del territorio metropolitano, la sburocratizzazione dei processi regolamentativi che hanno interesse per le attività produttive. È impensabile che chi fa impresa oggi debba interfacciarsi con una miriade di regolamenti. Stiamo lavorando, ho contrattualizzato dei professionisti, anche degli universitari, con un costo di circa 40.000 euro, quindi
relativamente basso stavolta, per addivenire a una sorta di proposta di regolamento metropolitano per quanto concerne le attività produttive, che poi andrò a proporre sui territori, affinché chi faccia impresa si trovi ad interagire con un unico regolamento, con un'unica norma, che non devo ogni volta cercare come fare per poter rispondere a quelle che sono le esigenze di questo o di quell'altro territorio. La pianificazione strategica, così come i trasporti, è chiaro che se non riusciamo a garantire le infrastrutture, è ovvio che a tutto questo e ad un rilancio dello sviluppo del territorio non arriveremo. Molto rapidamente vi dico la questione trasportistica. La questione trasportistica, e mi riferisco al trasporto pubblico per quanto di mia stretta competenza, patisce un taglio che ha avuto nei 9 anni che mi hanno preceduto, un taglio graduale di circa 56 milioni, si è passati da 212 a circa 172 milioni. Questo solamente nella città metropolitana. È ovvio che per far questo bisogna veramente fare i salti mortali per poi rispondere al cittadino. E sappiate che il pubblico, cioè il privato, il cittadino, quando paga il biglietto, riesce a pagare al massimo il 35% di quello che è il costo globale. Quindi è ovvio che un servizio pubblico, se non c'è il finanziamento statale, non sta in piedi. Allora, esistono delle tratte scoperte. Alcune siamo riusciti a coprire attraverso i servizi a chiamata, il cosiddetto MEBUS, che poi ha veicolato quella che era la nostra iniziale operatività del Profobus. Tu chiami, entro la sera prima, prenoti il pullman, l'autobus, e l'autobus ti prende e ti porta dove devi andare. E questo lo si riesce a fare in determinati settori. Ma adesso io ho fatto qualcosa di più. Aprirò al mercato, perché ho fatto già una richiesta ufficiale all'agenzia, aprirò al mercato quelle tratte di trasporto che oggi non sono coperte. Quindi finalmente spereremo di avere dei privati e quindi degli imprenditori che facciano anche impresa nel settore trasportistico, chiaramente con costi che naturalmente saranno maggiori per il cittadino, però almeno iniziamo ad avere delle coperture. Quindi c'è questa mia richiesta ufficiale. Ci auguriamo di riuscire ad essere una stazione appaltante per quanto riguarda queste procedure per la città metropolitana, ma aprire finalmente al mercato delle tratte di trasporto pubblico ad oggi che non siamo in grado di coprire con i finanziamenti. Detto questo, mi fermo, così sono sicuro di aver quantomeno provato a stare ai tempi. Grazie. 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 Chiederei a Gianna Pentenera, assessore all'istruzione, lavoro e formazione della Regione Piemonte, di chiudere questo tavolo, anche lei veramente pregandola di essere super sintetica, in modo tale che diamo nettamente più spazio a possibili domande. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio l'Agenzia per lo sviluppo del Canavese, il Presidente e tutti i componenti divisi nelle diverse attività e nella programmazione, e vi ringrazio soprattutto per la programmazione che sono riusciti a definire in un ambito territoriale dove davvero c'è bisogno innanzitutto di fare sistema. Io proverei ad essere davvero molto sintetico come invito che mi è stato rivolto. Innanzitutto sono d'accordo sul metodo, perché nel momento in cui scatta un'opportunità e nel momento in cui le sinergie che derivano da tutti gli enti superiori portano ad individuare una serie di dotazioni di risorse che stanno all'interno di una programmazione della quale oggi facciamo assolutamente molta fatica a realizzare. Per questo bisogna essere, come dire, molto onesti, molto trasparenti. Oggi si fa fatica a svolgere quella funzione di programmazione che è fondamentale per dare delle risposte a problemi, gli elenchi che sono stati realizzati. Gli elenchi, non vorrei banalizzare il lavoro che è stato fatto, l'elenco è frutto di uno studio, di una valutazione, che produce una serie di interventi, che produce un elenco di interventi. Quando scattano una serie di opportunità e quindi i diversi assi che caratterizzano le diverse filiere coincidono, spesso si trova il territorio che non è d'accordo nell'individuare alcune priorità. E allora se un metodo come questo davvero diventasse, si consolidasse all'interno di questo territorio, peraltro potrebbe essere anche una buona prassi da utilizzare in altri ambiti. Dicevo, se questo metodo si consolidasse all'interno del nostro territorio, allora diventa un po' più facile fare programmazione nel momento in cui gli elementi che determinano la programmazione sono elementi spesso di incertezza, di chiarezza e non di determinazione.
penso al tema, senza sottrarmi un tema davvero difficile come quello dell'ospedale, quindi al tema della sanità, è evidente che se ci trovassimo in una situazione tale per cui, e credo che sia un appuntamento al quale non si può mancare ancora per molto tempo, bisogna però avere chiaro come noi riusciamo a realizzare un nuovo ospedale. Perché se ci troviamo di fronte a un territorio che su una scelta così importante si trova dilaniato su quale territorio sia il migliore, è evidente che quell'appuntamento, quella coincidenza di una serie di assetti istituzionali potrebbe sfumare, e quindi avere strumenti di concertazione innanzitutto e di facilitazione, di dialogo sul territorio sono assolutamente importanti per un livello quale quello regionale. È evidente però, lo diceva prima il dottor Ingegner Marino quando ci raccontava l'accordo che è stato fatto in conferenza Stato-Regioni e conferenza unificata, anzi, la conferenza unificata è costituita dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali, quindi comuni, province e regioni. Se ogni pezzo dell'assetto istituzionale fa bene la propria parte e quindi rispetta quelle che sono banalmente le competenze, ma anche solo i diversi livelli di programmazione e di urgenza, perché poi a volte quando non si fanno interventi ci troviamo di fronte a situazioni che determinano una sostanziale urgenza, penso al Ponte Preti, mi sembra che ci siamo trovati di fronte a una sostanziale urgenza. Allora, se quell'asse è un asse rigido, consolidato, e quindi le decisioni non hanno possibilità di trovare seconde interpretazioni o seconde definizioni, il livello di programmazione funziona molto bene, perché lo si diceva bene prima, a volte non è neanche un problema di risorse, ma è un problema di concordare intorno agli interventi che noi dobbiamo fare. Pensiamo al tema del potenziamento della linea Torino-Aosta, o meglio Chivasso-Aosta, ci sono ancora alcuni nodi irrisolti perché tra le diverse regioni, tra i diversi soggetti territoriali, continuiamo a pensare in modo diverso rispetto a quello che potrebbe essere una priorità. Nell'attesa di decidere qual è la priorità, le priorità diventano altre. E quindi ci sono temi sui quali noi non possiamo non decidere, ma la decisione, come credo giusto sia, deve essere una decisione concordata, e le decisioni concordate non possono che partire da strumenti di concertazione quale quello un'agenzia di sviluppo come voi avete pensato. Da questo punto di vista il territorio del Canavese non è un territorio che non ha mai esercitato questo tipo di funzione, lo fece anni fa con i patti territoriali, e quindi c'è una capacità, c'è un'abilità di questo, nel concertare, nel lavorare insieme, nel programmare e progettare insieme, non può che essere fatto mettendo insieme i diversi livelli istituzionali con le parti che rappresentano il mondo delle imprese, che rappresentano il tessuto economico. Non può che essere fatto in questo modo e deve diventare un'esperienza che consolida e che facilita l'utilizzo delle risorse sui singoli territori. Provo a dare un altro tipo di risposta che all'interno delle tabelle che ci è stato raccontato in qualche modo ha già una sua declinazione, parlando di banda ultralarga. In questi anni sono stati stanziati 194 milioni, oggi ci sono circa 30 cantieri che sono aperti in questo territorio. È evidente che se la concertazione è fatta nella definizione dei 30 cantieri che sono aperti sul territorio non tengono in considerazione gli elementi che sono stati messi in evidenza, che sono un po' i punti deboli di quest'area vasta, perché di questo stiamo parlando, è evidente che la programmazione non risponderà a quelle che sono le esigenze reali, ma c'è un cantiere in progress all'interno del quale è ancora possibile intervenire. Aggiungo due elementi. Gli investimenti sulle infrastrutture sono importanti per determinare servizi, per determinare opportunità e per determinare sviluppo di un territorio. Sono altrettanto importanti gli investimenti sulle risorse umane, e mi permetto di dire che questo territorio da questo punto di vista ha molte, molte eccellenze. Penso alla Fondazione ITS sulle biotecnologie, che è uno strumento poco conosciuto ma che rappresenta un'eccellenza su questo territorio, penso alle tante agenzie formative e penso anche alla qualità progettuale che molti istituti superiori sono riusciti a sviluppare in questo anno su questo territorio. Allora, la sintesi
diciamo, perfetta, o meglio, alla quale ambire per poter immaginare di dare opportunità per il futuro su un territorio come questo, deriva dalla combinazione dei due tipi di investimenti sulle infrastrutture, per le quali a volte si arriva a tralasciare nel tempo investimenti che poi diventano oggetti, e ne avete citati bene nella vostra relazione, ma il combinato disposto di investire anche sulle persone per far sì che siano poi la vera essenza, il vero patrimonio col quale poter lavorare, diventa fondamentale. Non ultimo, il tema un po' più crudo, un po' più banale, il tema degli investimenti sugli edifici scolastici, per la quale anche qui, se potessimo poter utilizzare i 400 milioni che attendiamo come Piemonte, dove anche hanno una ricaduta significativa anche sul territorio del Canavese in termini allargato, determinerebbe una certa movimentazione delle attività legate a un settore che oggi è particolarmente fermo. E ci aggiungo un ulteriore elemento: noi dovremo fare i conti da qui a qualche anno con una popolazione giovanile e soprattutto con i numeri nelle scuole dell'infanzia. Dovremo fare i conti con una realtà che diminuirà drammaticamente la presenza di bambini all'interno delle nostre scuole, e questo elemento non è un elemento che, ti ho detto, spetta al domani, no, spetta all'oggi. E quindi bisogna immaginare che molte famiglie possano scegliere questo territorio per viverci, perché ne esprime una qualità in termini di vita, ma in termini anche di possibilità di realizzare i progetti di vita delle famiglie, ma soprattutto anche di investimenti, perché la nostra regione torni ad avere numeri, è un po' più facile dire che il nostro paese torni ad avere numeri sulla natalità che siano speranzosi per un futuro di sviluppo significativo. Ovviamente all'interno del quadro nazionale una regione come la nostra non può non fare i conti, ma oggi non possiamo non fare i conti con una denatalità e con una riduzione significativa del numero di giovani e di, quindi, bambini presenti nei nostri territori. Sarà sempre più difficile difendere una programmazione delle scuole, soprattutto nei comuni piccoli, pur chiedendo deroghe su deroghe, ma diventerà sempre drammaticamente difficile immaginare di tenere aperte tutte le scuole che noi abbiamo nel nostro territorio. Lo si potrà fare soltanto ad una condizione, che è la sinergia tra tutti gli enti territoriali, e quindi ribadire che non si può tenere in mente le logiche dei numeri all'interno delle nostre classi, ci permetterà di garantire la sopravvivenza delle scuole, perché nel momento in cui una serie di patrimoni come quello scolastico si perdono, si perde l'essenza, la comunità, insomma, gli amministratori locali lo sanno meglio di me che cosa rappresenta. E quindi tutti questi elementi credo non possano, ma lo sono sicuramente, ci siamo confrontati in più occasioni, ho avuto modo di conoscere il lavoro in progress, e quindi in più occasioni ci siamo parlati. E quindi complimenti per l'iniziativa, il metodo lo ritengo assolutamente importante, e lavoriamo in questa direzione, e la presenza del pubblico e del privato, lo riassumo così, patrimonio di ricchezza assolutamente utile, intorno al quale guardare, intorno al quale continuare ad investire. Grazie. Grazie per la pazienza. Io a questo punto, per la chiusura, lascerei la parola a Luigi Ricca, che ci sono delle domande? Ok, perfetto. Allora vi chiedo solo di o venire qua o alzare un po' la voce, perché non abbiamo un terzo microfono mobile da far girare. No, non ci sono domande, quindi è stato tutto chiaro. Quindi lascio il microfono a Luigi per chiudere. Sinteticamente, credo che come agenzia abbiamo motivo di essere soddisfatti, innanzitutto perché ci è stato riconosciuto, come hanno detto in particolare anche l'ingegner Marino, un buon modo di lavorare. Quindi siamo contenti che il metodo che abbiamo utilizzato sia stato riconosciuto come tale. E poi un momento di motivo di soddisfazione, l'ho già accennato anche prima, è stato detto che ci sono tante priorità, fare le scelte più urgenti.
Noi abbiamo fatto anche delle scelte, anche grazie al confronto con la città metropolitana. Le abbiamo fatte su tre opere, e le tre opere sono il Ponte Preti, quello che chiamiamo il peduncolo, la variante dalla 26 fino alla 228 a Livrea, e la progettazione della 460 del Lombardore e Salassa. Su questi abbiamo detto ci presentiamo all'ANAS per l'attuazione del programma con progetti, abbiamo più forza e noi siamo contenti di aver portato a casa un risultato che ci dà più forza, perché la città metropolitana, al di là delle difficoltà che dice rispetto alla progettazione definitiva nuova di un'opera grande come il Ponte Preti, deve ricorrere a risorse esterne, che però si è impegnata a ricercare, che già ha attivato nei confronti della regione, si è impegnata all'aggiornamento dei progetti del peduncolo e della 460, oltre che alla progettazione del Ponte Preti. Quindi questo lo riteniamo un risultato concreto e quindi lavoreremo in questa direzione contando sulla collaborazione di tutti e confidando che quanto abbiamo finora detto si trasformi in fatti.